Bentornati nuovamente in questa nuova parte del video. Voglio ritornare o continuare meglio il versetto che abbiamo lasciato prima. Stavamo leggendo in Giacomo capitolo 1 versetto 2 quando dice: Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti, di nulla mancanti. Se noi non attraversiamo indeterminate prove, non possiamo fare esperienze di fede. E se non possiamo fare esperienza di fede, non possiamo neanche agli altri trasmettere un'esperienza di fede. Io prendo un esempio. Se una persona vuole fare il pilota, ha bisogno che debba essere insegnato da un pilota. E se il pilota non ha fatto determinate esperienze, anni e anni di esperienze nel pilotare un aereo, e tante volte far fronte a problemi che si presentano durante un volo, non potrà mai trasmettere la propria esperienza all'aspirante pilota. Io da autista di automezzi non posso trasmettere, come dire, informazioni come si va a pilotare un aereo. Non l'ho mai pilotato. E quindi, non avendo esperienza, non riesco a dare delle soluzioni. Io posso parlare sulla mia esperienza professionale. Così è nella fede. Se noi non attraversiamo determinati problemi, quanto abbiamo qualcuno davanti a noi da poter incoraggiare, non siamo in grado di incoraggiare. Se io non avessi passato questa esperienza che sto attraversando, come avrei potuto dire agli altri, tranquillo, tranquilla, hai questo problema di malattia, hai un infarto o altro tipo di malattia, stai tranquillo, non farti prendere dal panico, metti fiducia in Dio. Con parole facili, è facile dire agli altri, ma se non si vive nell'esperienza non si può essere convincente per gli altri. Perché se io non avessi passato questa esperienza, se attualmente non stessi passando questa esperienza e mi fossi trovato di fronte a una persona con un problema di infarto, e avrei espresso tutte le belle parole bibliche di fede. Sì, devi mantenere la tua fede, devi essere costante. Qualcuno mi avrebbe detto: ti viene facile a menzionare la parola di Dio. E vediamo se tu ti trovi al mio posto, se ancora la pensassi tu in questo modo.
Ma visto che io sto passando questa esperienza e lo sto affrontando con la potenza soprannaturale di Dio, mettendo la mia fede nelle promesse di Dio, oggi io sono in grado di poter incoraggiare te se tu stai attraversando una situazione difficile della tua vita, qualunque essa sia, per dirti a chi vuoi porre la tua fiducia. Alle circostanze, o a Dio, a chi dunque tu hai deciso di credere. Nel tuo problema o credere nell'onnipotenza di Dio? Non credi che trovandoti tu nel problema dove ti trovi è perché Dio vuole formare la tua vita? Vuole modellare la tua vita? Vuole renderti più forte? Vuole renderti più dinamico o dinamica? O ti senti abbandonato, abbandonata da Dio? E purtroppo io ho avuto modo di conoscere tante persone che dicono: il Signore mi ha abbandonato. Mi devo portare, come dire, si devono portare loro questa malattia. Mi devo portare questo peso della malattia fin quando morte non avviene. E vabbè, la morte prima o poi deve avvenire per tutti, malati e non malati. La depressione, lo spirito di sconfitta non può appartenere nella vita di un credente. Un credente in Cristo Gesù. È buono che sia inciso nella nostra mente, nella mia, nella tua mente. Io non sono una persona sconfitta dal problema. Sono una persona che vengo attaccata, ma Dio è dalla mia parte e la vittoria mi appartiene. Ti trovi di fronte a una circostanza, non è di malattia, ma una cosa in cui tu non sai che pesce prendere. Sono problemi sociali e ti manca, come dire, quel lume, quella soluzione. Eppure la soluzione in questo capitolo c'è, ed è nel versetto 5, che dice: se poi qualcuno di voi manca di saggezza per fare delle scelte sagge, la chieda a Dio, che dona a tutti, non a qualcuno. Dio non è parziale. Gesù ha detto: il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque, quindi ha amato il mondo, e nel mondo ci sono io, ci sei tu, ci sono milioni di persone che Dio vuole benedire, ma c'è bisogno della tua, della mia disponibilità nel permettere a Dio di interagire nella nostra vita. La chiesa a Dio, che dona a tutti generosamente senza rinfacciare. Se tu ancora non hai fatto un'esperienza con Dio, io ti dico una cosa: l'Iddio che ti sto presentando in questo momento è quell'Iddio che dona e dà con tutto il cuore, con tutto l'amore, senza pretesa, senza rinfacciarti, senza dirti:
Ah, ti ricordo che io ti ho fatto questo. Non è questo l'Iddio che io conosco, è l'Iddio che io amo, è l'Iddio che ti sto presentando. Ma qualcosa Dio la vuole semplicemente che tu lo riconosca come tuo personale Salvatore. Vuole semplicemente che tu gli dici: Signore, io voglio appartenere a te e io voglio fare la tua volontà. E ti dico una cosa. Chi fa la volontà di Dio troverà sempre il meglio, il bene in assoluto. Ma in tutto questo chi si richiede fede. Infatti il versetto 6 dice, ma la chieda con fede. La chieda con fede. Senza dubitare. Rifletti su questo. Dio, per dare a te quello che tu hai bisogno, ha bisogno semplicemente una minima tua disponibilità di fede senza dubbio. Si presenta il problema? Ok. Io sono più che vincitore in Cristo Gesù. Si presenta la malattia? Io sono più che vincitore in Cristo Gesù. Non do spazio a dubbi, ma Signore, ma io sono nella tua volontà, non sono nella tua volontà, tu mi hai ascoltato o non mi hai ascoltato? Cos'è successo? Cos'è? No, perché dal momento in cui noi diamo spazio a questo, stiamo permettendo al nemico di interagire nella nostra mente e ci comincia a mettere informazioni così balorde, stupidi, che ci allontanano dalla presenza di Dio, dalle promesse di Dio. E poi non possiamo lamentarci e dire, ma Dio dov'è? Ma perché Dio non mi ha risposto? Perché Dio risponde ad altri a meno che gli sono antipatico o antipatica? La chieda senza dubitare. In tutto quello che è la prova che ognuno di noi affrontiamo, serve semplicemente per arricchire la nostra vita di esperienze di fede e nello stesso tempo di ricevere le promesse di Dio fatte per la nostra vita, affinché siamo di nulla mancanti. Dio vuole che noi siamo al completo delle sue benedizioni. Di nulla mancanti. E ci vuole donare con piena benedizione. Tutto dipende se siamo noi disponibili a rimanere nella fede, nella parola di Dio. Vi dico una cosa, quando io sono stato in clinica riabilitativa durante quasi tutto il periodo di agosto, prima di uscire, la dottoressa mi convocò nel suo studio e mi disse: signor Paterniti, da quello che sono i referti medici, le constatazioni che abbiamo fatte,
nostro parere lei non può più ritornare a fare il lavoro che faceva prima. In quel momento fu solo quel momento, e io voglio essere sincero, fu quel momento che mi demoralizzai. Non mi demoralizzai per il fatto che, per la mia condizione fisica, ma perché mi ha detto che il lavoro che ho svolto da diversi anni fino ad oggi non lo posso svolgere più. E siccome quel lavoro ci tenevo molto, e ci tengo molto, mi piace. È vero che il lavoro l'ho svolto per avere anche un rendiconto economico, come tutti, chi va a lavorare. Ma in me c'era anche l'entusiasmo nel recarmi al lavoro. In altre parole, mi divertiva. E sinceramente avevo già prima programmato, prima che mi succedesse tutto quello che mi è successo, per i prossimi 3 anni avevo programmato alcuni progetti per me e per la mia famiglia. E tutto questo sinceramente mi ha sconvolto. Ho detto, ma perché non posso più ritornare a lavorare? Per una questione di sicurezza. Guidare un automezzo di una certa portata è pericoloso, anzi. Le suggerisco e la invito cordialmente di non utilizzare neanche l'auto, non deve guidare neanche l'auto, fin quando, almeno per l'auto, noi non abbiamo più sicurezza nei prossimi mesi. E io sinceramente in quel momento provai un po' demoralizzamento, si può dire così. Mi sentii un po' demotivato solo per questo. E parlai con mia moglie. Mia moglie mi vide che ero giù di corda, mi disse, ma cosa c'hai? Ho raccontato quello che la dottoressa mi disse, che poi mi hanno confermato anche altri medici. E mia moglie mi disse, ma perché devi preoccuparti di tutto questo? Vuol dire che Dio ha un piano diverso, per cui Dio vuole che tu ti impegni con più tempo nel poter esercitare il mandato che lui ti ha dato. Vi dico che ci sono state nel corso degli anni delle profezie che ancora si devono adempiere nella mia vita. E mia moglie mi ha detto, io credo che Dio ti sta permettendo un tempo affinché tu ti impegni di più nelle cose sue, affinché tu possa essere usato di più. Si può dire che c'è stato un momento che ho preso nuovamente coraggio, ma durante il giorno non riuscivo a pensare. Ero lì nella stanza della clinica solo. Ho detto, Signore, io non lo so quello che tu stai preparando, cosa stai facendo. Sono una cosa che mi trovo in questa clinica, ma non so se uscendo da questa clinica dopo qualche giorno posso ritornare a lavorare. Signore, io ho bisogno che tu possa darmi una risposta in merito a questo, perché la mia fissazione era
ritornare alla guida del mio automezzo. Mentre ero rilassato, sdraiato un po' sul letto quel pomeriggio, lo Spirito Santo mi parlò ancora una volta, facendomi ricordare un altro versetto che scrisse l'Apostolo Paolo. L'ha scritto alla fratellanza, ai cristiani della chiesa di Filippi, quindi ai Filippesi, ed è scritto in Filippesi capitolo 1, versetto 6. Mi ricordai questo versetto, lo andai subito a cercare nella Bibbia per meditarlo ancora di più. È lì che il Signore mi parlò. E dice: e ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Perché la parola che io sentì nella mia mente è stato: colui che ha iniziato un'opera in te la porterà a compimento. Ho detto: no, devo andare a cercare, perché voglio capire ancora di più. L'ho letto, l'ho sentita tante altre volte questo versetto, ma lo voglio capire di più. Signore, ho bisogno che tu mi faccia capire. E da lì ho cominciato a capire una cosa: Dio ha iniziato un'opera nella mia vita, ancora non è completa, ma io sono un cantiere aperto di quest'opera meravigliosa di Dio nella mia vita, e la condurrà a compimento fino al giorno del Signore. Quindi non ho nulla da preoccuparmi, non ho nessuna ragione di aver timore, paure. Perché lo stesso Paolo disse, e lo ribadisco di nuovo in questo versetto 31, Romani 8: se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Qual è la tua condizione in questo momento? Vuoi continuare a vivere nella paura, nella tristezza di ciò che domani potrà succederti? O vuoi vivere nell'attuale, ringraziando Dio, dicendo: Signore, ti ringrazio per ogni istante. Guarda, la mia preghiera è questa: Signore, ti ringrazio. Anzi, mi fermo qua. Prima che mi succedesse tutto questo, io lo ringraziavo Dio anche prima, e dicevo: Signore, ti ringrazio per ogni istante, per ogni opportunità che tu mi dai. A maggior ragione oggi io ringrazio per ogni istante. Io sono fiducioso. Ormai è iniziata una sfida tra me e il mio nemico, ma quella sfida la posso vincere nel nome potente di Gesù Cristo. Se vi ricordate, in uno dei video che ho pubblicato in questa su YouTube, ho parlato di Davide,
quando si trovò davanti a quel gigante, davanti a quell'ostacolo, davanti a quella situazione che faceva tremare il popolo, tutti i soldati di Israele. Ma lui fu determinato. Oggi si vedrà chi è più forte. E io vengo contro di te. Era una scommessa che Davide fece con Goliath, con il gigante, con il filisteo. Una scommessa che vinse nel nome dell'Eterno. E per quanto mi riguarda, è una scommessa che io ho messo contro questa malattia, contro questo problema, in quanto io vincerò nel nome dell'Eterno. E io continuerò ad essere usato fin quando Dio mi darà vita su questa terra per predicare la soluzione. Non esiste la mancata soluzione. La mancata soluzione esiste semplicemente in quelle persone che rifiutano di ricevere Gesù nella propria vita, di fare Dio loro padrone, loro padre. La mancata soluzione è quando stessi credenti non si determinano ad avere quella fiducia nelle promesse di Dio, di mettere fede nella parola di Dio. Per adesso mi fermo qua, ma continuerò. Datemi un'altra possibilità ancora e possibilmente con il prossimo video completerò questo messaggio. Quindi mi accomiato ancora una volta da voi. Arrivederci al successivo video. Grazie comunque per la vostra attenzione. Grazie per aver guardato questo video. Se per te è stato di aiuto, ti invitiamo a condividerlo con altri tuoi amici. Puoi registrarti in questo canale per ricevere aggiornamenti ogni volta che verrà pubblicato il nuovo video. Arrivederci.